oggi utilizzeremo la Chef 12 della Frigomat. È una macchina veloce, piccola e veramente efficace perché utilizza una cottura a bagnomaria. Le preparazioni all'interno che andremo a realizzare non avranno una cottura violenta, quindi non ci sarà una resistenza che direttamente cuocerà le preparazioni, quindi saranno molto delicate e veramente performanti. In questo caso andremo a fare un cremoso che si potrà utilizzare come interno di una torta, come ripieno di un bignè o di una tartelletta di frutta, a svariati utilizzi. Lo utilizziamo per un dolce al cucchiaio. La prima preparazione che dobbiamo fare appunto è il cremoso al cioccolato, quindi andiamo a prendere il nostro latte fresco, lo inseriamo nella vasca della Chef 12. Fatto questo, andiamo a inserire una panna al 35% di grassi, una panna che fresca in commercio classica. Dopo aver fatto questo si va a inserire il tuorlo d'uovo. Una volta inserito il tuorlo d'uovo andiamo a mettere lo zucchero semolato con un pizzico di sale. Ora facciamo partire la cottura della Chef 12. Programmiamo la cottura a 85 gradi, quindi sarà sufficiente che arriverà a 85 gradi. E poi andiamo a inserire al suo interno il cioccolato fondente al 75%. Una volta inserito quello, come ultimo passaggio andiamo a reidratare la gelatina con una parte di gelatina e 4 parti di acqua, quindi per dire 10 g di gelatina, 40 g di acqua. È sempre importante fare questo passaggio, poi si scalda in microonde o sul pentolino e si va a inserire come ultimo ingrediente, di modo che il cremoso sia sostenuto appunto da questa gelatina vegetale. Il cremoso è pronto, guardate che bel colore. Adesso cosa andiamo a fare? Allora, naturalmente dobbiamo versarlo in appunto un recipiente che ci contenga il dolce al cucchiaio. Travasiamo una piccola parte di salsa all'interno di un brico e andiamo delicatamente a versare in modo preciso all'interno del dolce il cremoso. Perfetto. Ma non dovete più muovere assolutamente il dessert, quindi l'ho messo su un piano io, e andremo in frigo per circa 2 ore, di modo che si assorbe completamente il cioccolato, si ingloba con gli altri sapori e si appunto addensa, e dopo andremo a finire il dolce al cucchiaio, quindi dall'altro lato metteremo della frutta o una salsa o un crumble. È a fantasia. Ecco qua, abbiamo appena riposto sul tavolo il nostro dolce al cucchiaio e vedrete il risultato. L'abbiamo lasciato per 2 ore in frigo, come vedete l'effetto sarà questo, cioè che dalla parte opposta, quindi come l'abbiamo messo, si è stabilizzato. Adesso prendiamo la salsa al lampone, andiamo a posizionarla in questo modo, di modo che va a rovesciarsi sul fondo del bicchiere. E adesso mettiamo all'interno tutti i frutti rossi. Ecco completato il dolce.